È buono così. È chiaro che non è che posso venire qua a fare il jet, si vola, non si vola, manca per niente. Proprio rimaniamo a terra con l'autobus, quello del 90. Però, quello che contava era tornare ai 3 punti, e i 3 punti stasera li abbiamo fatti. È chiaro che della prestazione non sono per niente esaltato, perché comunque sia. Se ci fosse stata contro una squadra più quadrata, una squadra diversa, una squadra che ha una prima punta, perché ma prendere che punto te? Cioè, Nzola e Beltrán, ma è meglio Jovic, lo posso dire oggi? Lo posso dire, è meglio Jovic, è meglio Luka Jovic. Poi ne parleremo di Luka Jovic, perché al di là, poi ne parliamo. Comunque, ha fatto 18 tiri, 3 nello specchio, quando poi può sembrare che la Ferentini ci ha preso a pallonare. Sì, 18 tiri, ma se ne fai 3 nello specchio vuol dire che non sei tirato. Quindi 3 punti allegriani. Stasera il Milan fa 3 punti allegriani e sono importanti per il morale, per tornare a vincere. Io l'ho sempre detto, ti fare contro mai, mai, mai. Quindi sono più che contenti che stasera ci portiamo a casa i 3 punti. E una cosa si deve dire, rispetto alle ultime partite che il Milan affronta contro la Fiorentina, quest'anno ci siamo abbassati. Quindi Pioli, dopo 3 volte che acchiappi i pacchi all'italiano, ha capito che la Fiorentina la deve affrontare con una difesa un po' più dietro e siamo riusciti a portarla a casa. Ci volevano 3 sconfitte con la Fiorentina per capirlo, però l'importante è arrivarci, meglio tardi che mai. Quindi batti una Fiorentina che le punte, mamma mia, i tiratori, mamma mia, una squadra che come contro la Juventus fa solo cross senza avere le qualità al centro dell'area. Però quelli sono fatti della Fiorentina. Per quanto riguarda il Milan, ho visto un Theo Hernandez un po' più sprint, ho visto un buon Pulisic, Pobega non neanche lo commento. Ragazzi, Jovic, io l'avevo scritto su Twitter e l'ho detto nel video di ieri. Luka Jovic, ci va un po' più di fiducia. Fino adesso aveva fatto 200 minuti, siamo a novembre, vuol dire che non aveva praticamente mai giocato. Stasera tu l'hai messo in campo, è un giocatore che già viene chiamato a fare il mestiere che non è il suo mestiere, perché Jovic è un attaccante che deve stare in area. Pioli vuole la punta che gioca di sponda con gli esterni. Però stasera lui tocca 2 palloni di prima, in uno causa il giallo di Arthur dopo 10 minuti, nell'altro ci manda in porta per il calcio di rigore. Quindi è un giocatore che se i compagni lo servissero, caro Davide Calabria, Arap Gellirecche, perché Jovic era da solo e hai fatto un passaggio a Terracciano. Se i compagni servissero Luka Jovic, qualcosina potrebbe fare. È vero, è vero, è vero. Nel finale ha sbagliato un gol perché è andato un po' a tirare con quella sufficienza. Però è anche vero che magari era stanco, la partita stava al 75esimo. Ci può stare che l'abbia sbagliato. Quindi, secondo me, Jovic non merita tutta la merda che si è presa. Perché l'anno scorso, io continuo a dire, l'anno scorso Jovic ha fatto 12 gol con la Fiorentina. Che se su fosse tenuto Jovic era meglio Nzola e Beltrán messi insieme. Però, ripeto, l'hai pagato zero, un contratto da provinante. Non è che stiamo parlando di Ibrahimovic, però un po' più di rispetto, perché fino ad oggi non è che ha avuto proprio quella fiducia che dice: mamma mia, quante partite ha fatte non segno. Non è Piontek, non è stato il Piontek del Milan fino adesso Jovic. Quindi, se in 45 minuti qualcosina ha fatto vedere, significa che con un po' di impegno, un po' di fiducia e un po' di fiducia soprattutto dei compagni di squadra in più, potrebbe creare quello che fino adesso non ha creato. Chukwueze, allora, tanta corsa, sono contento che gli ha fatto fare tutta la partita, però tanta confusione. Tanta confusione, non lo so, devo rifletterci su Chukwueze. Ci tengo che mi scrivete la vostra sulla partita di Chukwueze, perché non ho ben capito se ha fatto una bella partita o non ha fatto una bella partita. Secondo me, a tratti, il primo tempo non mi è piaciuto per niente, se il secondo tempo ha fatto qualcosina in più. Ragazzi, vi dico la verità, stasera ci teniamo buoni 3 punti, perché comunque le assenze erano importanti. Cioè, l'off streak era come non averlo, perché è entrato in corsa. Le assenze che avevamo di Leao, di Okafor, di Giroud ti privavano dell'ossatura della squadra. Quindi teniamoci buoni questi 3 punti. La Juventus, voglio dire, è seconda in classifica vincendole tutte così. Mo noi ne avremmo vinta qualcuna così, soprattutto stasera, e teniamocelo per una volta, teniamocelo. È chiaro che questo non è il Milan, cioè questo non è il Milan che mi piace vedere. È una vittoria
frutto anche del fato, perché se guardate l'ultima azione dove Maignan gli sbatte in faccia il tiro, è inutile che quella me la definite una grande parata, che è culo, è puro culo, e ti salvi perché deve andare così. C'è anche la partita, così come le perdi, perché non è che sei fortunato, così come le perdi, le vinci anche, deve andare così. I rigori, gli episodi da Moviola, sulle quali ovviamente nelle live avrò da lavorare domani e dopodomani, perché so già un certo influencer romano della Lazio che inizierà a dire rigore, rigore, rigore. Secondo me, quello lì su Parisi non è mai rigore, quello dove Calabria lo succede. Il rigore del Milan è netto. Per quanto riguarda la mano di Loftus-Cheek, mi devo informare sulla regola, perché una volta c'era la regola, 2 anni fa mi pare, che se toccava un'altra parte del corpo e poi la mano, non era rigore. Ora, se c'è ancora quella regola, non è rigore. Se invece, come ha detto Marelli in telecronaca, quella regola è stata, diciamo, tolta e quindi si deve vedere se entra o meno la mano nella figura, quindi ritenuta congrua, quello doveva essere calcio di rigore. Per quanto riguarda i mancati rossi, credo che siano giusto il giallo a Tomori e devo anche rivedermi la regola sul perché Parisi non è stato espulso. La ritengo sbagliata perché quella a quel punto, se dai rigore, quello lì è espulsione perché è Teo è lanciato in porta. Detto ciò, ragazzi, come vi dicevo, è chiaro che non posso venire qua a dire che abbiamo fatto un calcio spumeggiante, oh, come volo Jet, anche perché dal periodo in cui veniamo sarei incoerente, lo sapete, io faccio video veritieri, non dico quello che penso, non vengo qua a fare lo show per prendere i click, non mi disinteressa questo. Però alle volte devi tenerti pure se vittorie sporche, se vittorie allegriane, ti chiamerò il video così, perché sono le vittorie che comunque ti servono per prendere dei punti, perché magari c'è anche la partita, e ci sarà nel corso della stagione, dove tu giochi bene ma non la vinci. Per dire Napoli, no? Il primo tempo di Napoli, Milan meritava di vincere 4-0 e l'avremmo portata a casa, non l'abbiamo portata a casa. E quindi stasera tu ti riprendi quei 2 punti che hai perso a Napoli. Il campionato è anche così, è un dare e avere di punti, quindi non pessimizziamo sempre tutto. Per quanto anche stasera il nostro allenatore, contento dell'esordio di Camarda, io l'avevo messo pure qualche minuto prima, in verità. È chiaro che non ha toccato una palla, l'ha persa, però quello conta poco, cioè c'ha 15 anni e siamo contenti per lui. Ora, il nostro allenatore, a un certo punto, poi, ora abbiamo vinto e nessuno lo farà notare. Cioè lui mette Loftus-Cheek. Musa, settimana scorsa, 2 settimane fa, prima della sosta, gioca terzino a destra. Musa lo mette esterno d'attacco a sinistra. E poi, mentre lo mette esterno d'attacco a sinistra, te lo ritrovi terzino a destra perché gli fa fare tutto il campo. E poi è normale che esci i crampi. Cioè, è tutto un po' alla Carlone. Ma stasera teniamoci buoni i 3 punti. Perché è la cosa che contava in questa vittoria allegriana per restare sul carrozzone, anche perché il Napoli di Mazzarri. Vedi che poi cambiare allenatore in corsa qualcosina cambia. Il Napoli è già un'altra squadra rispetto a quella di Garcia, proprio come applicazione, proprio come le facce, la voglia che c'è in campo rispetto al Napoli di Garcia, non solo il risultato. Comunque, adesso arriva la Champions League, arriva il Borussia Dortmund e quello è il test importante, come Lecce era il test vero dopo il Paris Saint-Germain. Il Dortmund non è il Paris Saint-Germain, avremo modo di parlarne, ma quello è il test che ci dirà tanto. Ci dirà molto su Pioli, sul Milan e sulla stagione. Detto ciò, domani pagelle. Innanzitutto iscrivetevi al canale, se siete già iscritti attivate la campanellina delle notifiche e mettete mi piace al video e condividetelo con gli amici, perché faccio notare anche nelle vittorie le cose che non vanno, però come vedete io non sono talebano, non tifo contro e dico che anche se stasera non è stato chissà che Milan, c'è la giustifica che ci sono delle assenze. E che quello che contava stasera era uscire dal periodo con 3 punti. Importante. Italiano, ecco, devo dire, l'italiano purtroppo si conferma il Pioli 2.0. Difesa, fase difensiva orrenda, orrenda, fase offensiva fatta di cross dove tu non hai una punta vera e propria, non c'è una reale idea di gioco, ma è tutto fondato sulla velocità dell'azione. Cioè, italiano, io non capisco a chi piace italiano, non lo capirò mai a chi piace italiano. Fatemi sapere se non siete d'accordo con me. Seguitemi su Instagram, Twitter e TikTok. Domani pagelle, Forza Milano.